ritrovato a questo nuovo appuntamento video allo Sgabello, realizzato esclusivamente per il blog gerardopaterna.com. Oggi ti porto nel mondo della formazione, americana, che però ti avviso subito è molto molto concreta. Ho in studio qui con me c'è Tiziano Benvenuti, fondatore e amministratore delegato di Mike Ferry Italia. E grazie per avermi invitato. Grazie Tiziano, grazie Tiziano per la tua partecipazione. Allora, intanto Mike Ferry è una scuola americana che è in piedi ormai da 45 anni. Quindi il prossimo anno festeggiamo i 45 anni come Mike Ferry Organization. Perfetto, quindi 45 anni di formazione agli agenti immobiliari, quindi veramente direi la continuità testimonia la validità del metodo. Oltre i tempi, oltre le crisi, oltretutto. Quindi sappiamo essere, quella di Mike Ferry, una formazione che si basa su una metodologia improntata su attività produttive. Ha come attività produttive, ma ha come acquisizione. Tiziano, che cosa sfugge ancora a tanti agenti immobiliari quando parliamo di acquisizione? Ti ringrazio di questa domanda. La voglio dire con una metafora. Quando ero più giovane, molto più giovane, quindi non ero sposato, non ero impegnato e così via, se uscivo a cena con una ragazza, secondo te pensavo alla cena o pensavo al dopo cena? Vabbè, risposta è implicita. Sì, al dopo cena. È qui il punto della cosa. Se non vedevo il dopo cena, non sarei andata a cena. Sì. Torniamo agli agenti immobiliari. La stragrande maggioranza degli agenti immobiliari va a fare l'acquisizione pensando all'incarico e non al dopo incarico. È come se io, tornando indietro, andavo a cena. La vendita. Esatto, andavo a cena di come la gioco a cena. Sì. Ma se posso scegliere e pensare già al dopo cena, sì, troverei una persona un pochino più motivata e più disponibile. È proprio lì il concetto: si va ad acquisire l'incarico o si va a vendere l'incarico? Vado lì pensando già al dopo incarico oppure l'acquisizione dell'incarico è il punto d'arrivo? Perché poi rimane definitivamente il punto d'arrivo, non si fa oltre. Famoso spot, abbiamo l'esclusiva, sembrava... chissà che cosa, ma non è così. Ok. Questo è il punto fondamentale, è l'impostazione mentale da rivedere. Sì. Perché al momento che abbiamo un appuntamento come venditore professionista, voglio un appuntamento e avere di fronte a me una persona che è motivata, altamente motivata, a fare qualcosa con me, che deve per i suoi bisogni fare qualcosa con me. Certo. Quello è un appuntamento per un venditore professionista. Bene. Allora, Mike Ferry è discusso, ci sono leggende e miti intorno a questa scuola di formazione. Quando va bene dicono è un'americanata, quando va male per ignoranza magari pensano a riti strani di gruppo, no? Quasi settari, arriva anche questo. Diciamo questo, dai, Mike Ferry contro tutti. Tre cose che vi distinguono da scuole, academy, trainer vari. Ma più che tre ne direi una fondamentale, che è il tramezzo che divide noi da tutti gli altri, che divide Mike Ferry da tutti gli altri. Per Mike Ferry la motivazione è interna, non la può inserire dall'esterno. Cioè, automotivato. Una persona o è motivata o non lo è. Ok. Non esiste poter motivare una persona. Riesci a motivare una persona se è già motivata. Ok. Altrimenti non puoi fare niente. E questo è il grande tramezzo, è il muro che ci divide da tutti gli altri e si riflette nel lavoro. Andiamo dalle persone che sono motivate a fare qualcosa con noi. Andiamo dalle persone che sono motivate a vendere o ad acquistare casa, motivate, altamente motivate. Questo è il tramezzo, credimi Gerardo, che divide tutto. Non cerchiamo di motivare una persona a fare qualcosa con noi, no, deve essere già motivata. E da lì poi viene tutto a cascata, dagli appuntamenti con persone motivate e così via, viene tutto a cascata. Quella è la prima cosa, se si guarda la metodologia di Mike Ferry, alla fine ruota tutto intorno a questo. Si va dalle persone che no, che vogliono vendere, quelli non sono buoni per noi. Si va dalle persone che devono vendere,
Attenzione, okay, devono vendere, non vuol dire che uno necessariamente è in difficoltà economica. No, non è in difficoltà economica. È, devo vendere perché mia moglie ha messo al mondo 3 gemelli. Certo. Ho bisogno di più spazio. Trasferimento, investimento. Devo vendere perché, certo, cambio lavoro e vado in un'altra città. Devo vendere perché i miei figli si sono sposati tutti e quindi ho la casa vuota. Devo vendere perché ho lavorato una vita in città e voglio andare in campagna. Devo vendere perché ho lavorato sempre in campagna e voglio stare in città. Devo vendere. Devo. Non è sempre attaccata al bisogno. Ecco, questo, esatto, bisogna. Esatto. Devo vendere. Poi nel devo ci sono anche le necessità, certo, economiche. Una persona che non arriva al mutuo, che ha perso il lavoro, che non ha più le risorse, allora lì è un altro tipo di, certo, di deve. Certo. Però noi dobbiamo andare a cercare persone che devono, non che vogliono. La motivazione su chi deve è molto più alta, è un must, cioè lo devono fare. Questo fattore è molto interessante. Una cosa che ho notato, vivendo un po' di esperienze di persona da vicino, quindi posso testimoniare questa cosa, che una delle differenze sostanziali rispetto alla formazione tradizionale è proprio il coaching, inteso come quell'impegno, quel tutore, no, che aiuta l'agente immobiliare a non soltanto fissare degli obiettivi, ma a realizzarli nel corso del tempo. Assistiamo spesso a corsi di formazioni fantastici dove escono fuori tanti agenti immobiliari motivatissimi, no? Ok, per merito anche degli oratori del momento, ma dal giorno dopo in realtà si torna a fare quello che si faceva. No, dal giorno dopo, da quando dalla sera. Si esce dalla sala, si arriva al parcheggio dell'hotel. È finito, esatto. È già andato. Quindi insomma il coaching è un po' l'arma segreta dal mio punto di vista, per l'esperienza che ho fatto della formazione Mike Ferri. Cosa sarebbe Mike senza il coaching? Bellissima domanda. Mike senza il coaching sarebbe come una Ferrari Formula 1, senza il box e tutto il suo staff. Sarebbe una Ferrari senza box e senza staff. Attenzione, il box va organizzato e lo staff deve essere molto formato. Questo sarebbe la Mike Ferri senza il coaching. È già chiarito veramente l'elemento chiave. Allora, facciamo un po' di critica a quelle strutture, magari anche organizzate, che insomma fanno improvvisare ai giovani l'acquisizione. Quindi il concetto è acquisizione sì, ma non improvvisata. Perché è un errore mandare questi giovani allo sbaraglio, senza esperienza, senza preparazione, a suonare citofoni? Guarda, hai detto due parole, senza esperienza e senza preparazione. Tu voleresti su un volo, no, dove c'è un pilota senza esperienza e senza preparazione? No, certo. È lì il concetto, ti faresti operare da un chirurgo, magari per un menisco, una cosa semplice. Un chirurgo che, un ortopedico che opera il menisco 5-6 volte alla settimana, quindi fa tante operazioni riguardo al menisco, o uno che ha operato un menisco negli ultimi 5 anni. Certo, è vero. L'esperienza, la serie storica fa la differenza. Guarda, mi fai venire a mente che qualche anno fa mi chiese consulenza un piccolo gruppo di agenzie. Io vado lì e mi dico, sai, qui siamo organizzati così, le persone si fanno esperienza, poi i senior, i venditori senior, passano a trattare solo gli acquirenti, mentre gli junior li mandiamo fuori a suonare i campanelli e a fare acquisizioni. Cosa ne pensi? Dico, guarda che con noi è esattamente il contrario. Quello che ha esperienza va a prendere il prodotto primario, perché tanto senza l'acquisizione, senza l'immobile, non gira niente. Quando io ho il prodotto, che lo metto sul banco davanti al mercato, un prodotto bello, appetibile, una primizia, col prezzo competitivo, gli acquirenti in qualche modo mi arrivano con tutti i mezzi che ci sono oggi. Questo è il concetto. Quindi dobbiamo inviare a fare acquisizioni e a suonare campanelle, a telefonare persone che si sono fatte una certa esperienza. Certo. Questo è fondamentale. Esperienza e attenzione. Io che abito a Pisa, non me ne frega niente se devo vendere casa di quello che accade a Milano o a Roma o a Torino. Ci vogliono persone che sono specializzate, non nel mercato a tutto tondo, ma fortemente specializzate nel mercato locale. Perché a me il venditore interessa il mercato locale, di tutto il resto non è che me ne importi molto.
Quindi chiaramente un aumento delle competenze, io ricordo una mentalità aperta, no? E una crescita costante dove l'acquisizione, specialmente in agenzie piccole, il titolare non può delegare al ragazzotto appena entrato. Assolutamente no, okay. Assolutamente no. Ma è l'attività primaria. Andare a acquisire un immobile è l'attività primaria di un'agenzia immobiliare e di un agente, e di un listing agent, cioè colui che lavora dalla parte del venditore. Sì. È l'attività primaria, perché senza quello non è la materia prima. Certo. Mike certo. dice sempre in inglese, giocandoci, do you want to be employer or do you want to be employee in real estate? Cosa vuol dire? Vuoi essere un datore di lavoro nell'immobiliare o vuoi essere un dipendente? Chi acquisisce l'immobile, chi acquisisce il prodotto è colui che dà lavoro ai vari buyer agent e può condividere. Un listing agent può condividere, un buyer agent non può condividere. Cioè ci sono una serie di vantaggi che è giusto che li tratti una persona di esperienza, perché ha più chance di arrivare all'obiettivo. Parlando ancora di esperienza, allora 200 ore quando va male di corso e per rispettare la normativa sei abilitato come agente immobiliare. Mm-hmm. Allora, quali sono tre consigli gratis che tu daresti ad un agente immobiliare fresco di nomina? Ma mi viene da dirti, i tre principali sono, che devo dire a questi ragazzi che iniziano, cercati il lavoro, non lo stare ad aspettare, perché agenzie immobiliari che hanno chiuso i battenti aspettando il lavoro, ormai sì. È pieno il mondo. Andiamoci a cercare il lavoro. Come? Relazioni, facendo questa parola, si può dire in questa trasmissione una parola proibita nel mondo dell'immobiliare? Sì. Facendo ricerca, parlando con le persone, sì. Chiedendo alle persone se devono vendere o acquistare casa nel giro di poco tempo. Questo devono fare. Voglio anche fare un'altra considerazione, Gerardo. 200 ore e uno è pronto per fare l'agente immobiliare. Ma un ragioniere che dopo 5 anni esce dalle scuole di ragioneria, è pronto a fare il ragioniere? No, sicuramente. No. Ma questa è grande, sì, grande problema. Ma una persona che studia economia e commercio, è pronta a fare il commercialista appena ha la laurea? No. Cioè, bisogna capire che dopo le 200 ore non è finita, è appena iniziata. C'è un percorso di umiltà e preparazione. Umiltà, esperienza non si arriva mai. Dobbiamo imparare costantemente. Ma è un po' il segreto della vita, non solo del mercato immobiliare, secondo me. Non si arriva mai, però c'è un modo per arrivare a Mike Ferri. Come fanno gli agenti immobiliari che vogliono migliorare le loro prestazioni a contattare Mike Ferri Italia? Semplicemente www.mikeferritalia.com. Ah, oh, perfetto. È facile. Io te la posso fare una domanda o è troppo tardi? Beh, insomma, siamo sullo sgabello entrambi, se vuoi. Ok, dato che siamo sullo sgabello, siamo seduti. Scambiamoci di sgabello, no? Che domanda mi devi fare? Scambiamoci di sgabello, te la faccio io una domanda, d'accordo? Tu che, lo sai, te l'ho detto in privato, te lo posso dire anche in pubblico, sei una delle poche persone equilibrate in questo settore. Io ti ringrazio. Allora, questo, guarda, te l'ho sempre detto fin dal primo momento. Quindi ti chiedo, tu che hai conosciuto Mike Ferri in Italia a un evento a Sorrento con più di 1000 persone, lo hai visto anche negli Stati Uniti a Las Vegas a luglio con 4.000 agenti immobiliari circa. Che idea ti sei fatto di Mike Ferri? Ma di un 74enne, di un ragazzo di 74 anni, appassionato, che ha ancora tanto da raccontare agli agenti immobiliari, e il seguito che ha e si vede in sala. Gli agenti immobiliari che anche in momenti di crisi hanno mantenuto un buon livello di fatturato, senza parlare poi delle eccellenze che hanno fatturato e fatturano milioni di dollari all'anno, addirittura per due signore di 83 e 91 anni sono state strepitose, la 91enne che chiudeva il 2018 con 18 transazioni, no? Sono tutte cose, esatto, molto interessanti, queste, ma anche da un punto di vista sociologici ci insegnano l'umiltà, ecco. Io credo che sia un metodo molto concreto, molto pratico. Cioè, Mike Ferri dà un metodo all'agente immobiliare.
Non è un metodo per tutti gli agenti immobiliari, perché lo dicevamo prima, però chi vuole mantenere costante e incrementare anche in momenti di crisi il proprio fatturato deve lavorare sull'acquisizione. Questo è un fatto ineluttabile e se di acquisizione parliamo, per la mia esperienza diretta, credo che Mike Ferry sia la soluzione migliore. E non è uno spot, perché insomma, oggi non mi hai dato 1 milione di euro, ecco, quindi non... ok, va bene. Ma nemmeno ieri. Ma nemmeno ieri, ma nemmeno ieri. No, ormai, insomma, chi ti conosce... Siamo in confidenza, sì, lo sa. Chi ti conosce sa la persona che sei e quindi non ci sono equivoci. Sotterfugi. Tiziano, grazie mille per il tuo tempo e nulla, parleremo ancora di Mike Ferry nei prossimi mesi con insomma novità e quant'altro. Prima di chiudere ti voglio ricordare che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo a losgabello@geraldopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video, a presto. Viva lo sgabello!